Buongiorno cuori, eccomi qui con ancora un video su una delle mie grandi passioni, la resina. Questi sono alcuni lavori che ho fatto recentemente in questi giorni. Alcuni sono da stampi che ho creato personalmente, altri da stampi che ho comprato. Ora cerco di farveli vedere un po' uno ad uno perché in foto non rendono. Questi sono dei camei. Il fondo è sul viola e il fiore è tinta Tiffany. Ho voluto fare vari accostamenti di colori, varie prove, varie tecniche, perché la resina non è facile da lavorare e da inglobare materiali. Sempre con lo stesso stampo, invece, ho cercato di invertire i colori. Ecco qui. Questo è un stampo che ho creato io. Non so se si vede. Ecco, un po' è da rifinire il retro, ma ho inglobato delle foglie d'oro e di bronzo e dei brillantini. Molto, molto luminoso. Questa è la donnina, stupenda, questa ci devo ancora un po' lavorare per definire il viso e definire i vestiti e poi eventualmente devo rivestirla con la vernice. Insomma, lavorare la resina è un lavoro lungo. Questo cuore, guardate che bello, con inglobati. Dei brillantini e del foglio dorato e di bronzo. Eccolo qui, questa goccia molto 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 luminosa. Questa è la donna, il cameo, sempre con quei colori che avete visto prima. E un po' lavorata sopra per dare delle sfumature. Questo è il classico rosso. Qui il viso è molto definito. È molto bello. Guardate questo. Riflessi dal verde, blu, bordeaux rosso, un misto di colori. Questa è la classica goccia di cui ho creato io stessa lo stampo e qui ho già preparato il pendente perché ho intenzione di metterlo in una sciarpa a collana che ho quasi pronta e che vi mostrerò. Qui un altro cameo con questa rosa magnifica che ho lavorato con varie sfumature e anche con brillantini. Questa invece è una goccia sull'azzurro che ha la sua compagna. Questa ne farò degli orecchini. Ancora un cuore con dentro delle pennellate di vari colori e sfumature. Questo ancora un cabochon. Molto 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 luminoso. Una goccia, un questa invece è una goccia che ho lavorato con una tecnica particolare ed ho inglobato tutto
tutte queste sfumature di colore. Anche queste con una mia tecnica che non si trova nel web. Come questo, vedete, sembrano delle pennellate, come delle pennellate di colore. Vediamo se riesco a mettere a fuoco, perché si fa fatica, non c'è tanta luce oggi. Questa è il cellulare, sta usando il flash, per cui si fa un po', forse un po' fatica a vedere la bellezza anche di queste pennellate. Anche qui dei colori che si sono intersecati tra di loro. Questo molto piccolo, penso che ne farò un anello. Questo cameo. Anche questo ha molte sfumature, molti brillantini luminosi inglobati, non so se si vedono, sì. E per finire questo molto molto particolare, che è un insieme di creazioni in resina. Prima ho creato questo fiore, questa rosa stupenda, questa è un'altra creazione in resina, e poi le ho unite insieme con ancora una colata. Penso che ne farò un pendente. Bene, e con questi vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi ricordo di seguirmi nella mia pagina Facebook I colori della fantasia Bijou e in YouTube. Se vi va, iscrivetevi al mio canale e cliccate mi piace, che mi aiutate così un po' a crescere. Grazie, ciao cuori, ciao!